vedevo, sì, cioè, no, vieni tu qua e mi metto vicino alla, perché devo manovrare sì, le carte. Allora, ci avviciniamo in modo da non andare di essere separati e di conversare. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Ducale per l'inaugurazione del quarto Festival Geopolitico di Limes. Ormai è una tradizione ed è un grande piacere sempre poter inaugurare questo evento con la così autorevole e amichevole partecipazione del presidente Romano Prodi, che vorrei salutare con un applauso. E che ringrazio ancora di cuore per la sua partecipazione e per la sua amicizia. Io ricordo, Romano, che tu venisti al primo incontro assoluto che facemmo a Venezia nel 1993, quando all'epoca si parlava di guerre jugoslave, quindi diciamo è un sodalizio, una vicinanza che ci onora da molto tempo. Quest'anno abbiamo scelto con gli amici di Palazzo Ducale, con Luca Borzani, un titolo molto impegnativo: chi comanda il mondo? Magari alla fine di queste tre giornate potremo avere, speriamo, le idee un po' più chiare. Però io vorrei darvi intanto, prima di iniziare questa conversazione, il senso, che poi troverete anche nel volume di Limes che è uscito oggi, di questa nostra impresa, o meglio di questo nostro tentativo. Il punto di partenza è che quando parliamo di chi comanda il mondo, dobbiamo tenere presente che in geopolitica non c'è il mondo, ci sono tanti modi di vederlo a seconda dei punti di vista. Per esempio, se fossimo in Giappone, probabilmente esporremmo questa carta che risale alla fine dell'Ottocento con il Giappone al centro del mondo in posizione dominante. Oppure, se ci spostassimo in Cina, quest'anno abbiamo fra l'altro anche un ospite cinese, il professor Chun Chun Hu, se ci spostassimo in Cina avremmo l'impero del centro, come si autodefinisce la Cina, nel cuore del pianeta, a spartire il mondo tra gli oceani e le terre eurasiatiche. Beh, qui siamo invece a casa del numero uno, the world visto da Donald Trump oggi e visto dai suoi predecessori prima, con al centro l'America fra i due oceani. Qui siamo invece in una carta degli anni 50 con cui nelle scuole sovietiche si rappresentava il mondo con l'impero russo d'inizio Novecento al centro. Guardate che cos'era l'impero dello zar poco prima che crollasse. E guardate anche dove arrivava la Cina, gli hanno tolto un bel pezzo i russi. E qui una visione periferica ma centrale, una carta boliviana con la Bolivia in evidenza in quel marrone scuro che vedete, ancora una volta al centro. Insomma, a seconda di dove ti metti hai un mondo diverso. L'altro punto fondamentale che qualche volta si trascura è la demografia. Cioè, questo mondo è cresciuto esponenzialmente nel corso dell'ultimo secolo,
Eravamo 1,5 miliardi 100 anni fa, siamo quasi 7,5 miliardi oggi. Non solo, ma mentre l'Europa era dominante sotto il profilo geopolitico, gli imperi europei controllavano il 90% delle terre emerse un secolo fa, oggi l'Europa vale meno del 10% dell'umanità, compresi russi e ucraini, diciamo 700 milioni, quindi su 7,5 miliardi fate i conti. E per quanto riguarda noi italiani, noi siamo molto orgogliosi di essere italiani, ma siamo anche consapevoli di essere 60 milioni, quindi più o meno lo 0,8% dell'umanità. Insomma, il mondo è molto vasto e evidentemente in questo pianeta più stretto, dove la superficie è rimasta la stessa, ma gli abitanti si sono moltiplicati, gestire e comandare è diventato un esercizio sempre più difficile. È assolutamente inimmaginabile, io credo, che da un solo centro si possa reggere tutto il mondo. E però c'è qualcuno che è più uguale degli altri. Ed è l'impero americano. Allora, come sapete, l'impero americano formalmente non è un impero. Non c'è un limes, non c'è un imperatore. Forse Trump se ne sta accorgendo di non essere un imperatore, si era fatto qualche illusione. E soprattutto l'America non si dichiara impero. In realtà c'è un imperatore ancora su questo pianeta che però non ha un impero, è l'imperatore del Giappone a cui l'impero è stato sottratto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma dicevo, questa carta dell'impero americano verte sulla dimensione marittima, in particolare sul controllo dei mari da parte delle flotte della marina statunitense, che sono assolutamente dominanti su tutti gli oceani. E come vedete sono divise le aree del pianeta, senza un solo centimetro cubo d'acqua lasciato al nulla, tra queste sette flotte che gestiscono appunto tutto quanto lo spazio marittimo, così come i comandi militari americani si spartiscono il mondo dal punto di vista americano. Allora, questo è il quadro generale e io vorrei cominciare da qui, Presidente, partendo proprio dal numero uno, dall'America, chiedendoti fino a che punto possiamo considerare e in che modo possiamo considerare l'America l'impero dominante di questa fase dell'umanità. Ma se guardiamo le spese militari, è chiaro. Gli Stati Uniti spendono la stessa somma dei sette paesi che seguono come spesa militare. Fanno, mi sembra, il 43% delle spese militari mondiali, sono avanzati come tecnologia, quindi è chiaro che è il paese di gran lunga più forte del mondo. Però già nella carta hai delineato i problemi, perché hanno questo che si chiama overstretching, cioè si sono espansi in un modo che è costosissimo. Hanno 600-700 basi militari nel mondo, fra piccole e grandi. La Cina ne ha una, questo vi dà l'idea delle differenze di spese militari all'estero, e soprattutto hanno una problematica di alleanze che è diversa da quella che era un tempo. Cioè, in questo momento il problema è degli Stati Uniti, che America First, il nuovo Vangelo è America First, ma non ha ancora detto Trump first con chi? Cioè, anzi, ha sottolineato l'isolamento. Se è così, gli Stati Uniti avranno grosse difficoltà in futuro, nonostante la loro potenza enorme. Primo, perché l'opponente non è la debole Unione Sovietica, ma è una dinamica Cina. Una Cina che sta facendo dei passi straordinari, come prodotto interno lordo e circa come quello americano, potrà essere più o meno a seconda dei modelli, ha 5 volte la popolazione in più, quindi chiaramente a testa, il reddito a testa è 1/5 di quello americano, ancora tanto cammino da compiere, però non è una debole Unione Sovietica perché ha fatto passi straordinari in avanti. Pensate che le ricerche proprio di questa settimana, uscite questa settimana, dicono che ormai il salario medio cinese delle zone, diciamo così, di mezza Cina, della zona più sviluppata, sono ormai vicini a quello portoghese.
cioè a quello più basso europeo. Non è ancora quello, ma siamo a dei livelli simili. Quando io ho cominciato a interessarmi di Cina, che era l'86, avevo scritto un articolo con salari 1,40, che era il livello del costo per orario europeo 40 volte quello cinese. Adesso siamo nella media europea come costo, indipendentemente dalla produttività, intorno al 3-4 volte quello europeo, ma con una produttività che è assai diversa, e quindi c'è ancora una divaricazione con la media europea, ma sta già raggiungendo i paesi a più basso salario, e quindi è una Cina che cambia totalmente la sua struttura produttiva. Quindi, e comincia a buttare fuori dal proprio confine i lavori più semplici, in Vietnam le scarpe, in Cambogia, in Indonesia e così via, l'abbigliamento. E allora è un'altra Cina, è un'altra Cina. E gli Stati Uniti hanno di fronte questa Cina. Ecco, poi ritorniamo un attimo sulla Cina, però per completare il discorso sull'America. Adesso c'è una fortissima attenzione mediatica su Trump, sull'America di Trump. Non si capisce bene dove voglia andare a parare, dove possa andare a parare, però è un fatto che in questo momento c'è una feroce lotta politica e di potere negli Stati Uniti tra il Presidente, la sua amministrazione ed altri poteri, alcuni visibili come il Congresso, altri meno visibili come per esempio l'intelligence. E da quello che si legge sui giornali siamo arrivati al punto che l'intelligence, almeno una parte dell'intelligence, non vuole dare tutti i documenti riservati al Presidente perché teme che lui li passi ai russi. Come vedi questa situazione? Boh, secondo me c'è molta esagerazione, no? La lotta c'è perché Trump è nato come un outsider anche del Partito Repubblicano, però negli Stati Uniti il Presidente è il Presidente. Cioè, io non vedo ancora i segni che alcuni giornalisti mettono di un impeachment. La tensione è fortissima, ma anche nell'ultimo discorso Trump ha dimostrato di voler essere presidenziale e quindi di volere adagio impadronirsi di tutti i sistemi. Non gli sarà facile perché ha cominciato con il nominare dei collaboratori che sono sempre estremisti. Cioè, guardate, la scelta di Trump è coerente alla sua terribile campagna elettorale. Su questo non ho alcun dubbio, sia nel Dipartimento di Stato, sia nel Ministero della Giustizia, sia tutte le nomine fatte sono nomine di persone che noi chiameremo duri, no? I duri. Cioè, questo indubbiamente rende più elevato il conflitto che tu dicevi, ma finora lui controlla e sfida questo establishment, lo sfida fino in modo formale, come ha fatto con i media recentemente. Io non mi sarei mai aspettato un presidente che arriva a violare le regole democratiche, dicendo ai giornalisti tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu vai fuori. E questo è un qualcosa che non so dove ci porti. Ripeto, vi dico questi non so, non perché io ami dire non so, ma perché è imprevedibile in tutte queste decisioni, no? Proprio prendiamo il primo capitolo di politica estera americana, no? Quello con la Cina. Prima fa un favore alla Cina abolendo il Trattato del Pacifico, coerente con quello che ha detto, il trattato commerciale che escludeva la Cina. Quindi lo chiude coerentemente con quello che aveva detto in campagna elettorale, i cinesi sono contentissimi e il giorno dopo lui comincia un colloquio con il primo ministro giapponese e fa arrabbiare i cinesi e poi li fa incavolare ancora di più aprendo un dialogo con Taiwan. Poi si accorge che la Cina è la Cina e fa un passo indietro e dice no, esiste una sola Cina che è la Cina. E quindi in 40 giorni noi abbiamo visto un realismo fortissimo che arriva in Trump e nella sua politica estera. Con l'Europa, con l'estremo realismo, ha continuato a picchiarle addosso e non lo so se continuerà, ma vi rendete conto che ha lodato la Brexit, cioè
lo scissionista ha detto voi che siete rimasti in Europa, avrete un conflitto insanabile perché la Germania vi picchia e voi vi fate picchiare. E poi il primo colloquio è col primo ministro britannico. Ora, voglio dire, i due trattamenti sono trattamenti estremamente diversi. Ecco. Punto interrogativo con la Russia. Con la Russia non lo so, perché qui viene fuori la divisione della tua domanda, cioè l'establishment americano è nettamente antirusso. Putin ha fatto un'apertura, cioè Trump ha fatto un'apertura fortissima a Putin e poi adesso però si è fermato nella esecuzione, nella messa in atto. Ecco, su questo è ancora incerta la posizione, mentre ho visto sull'Europa e sulla Cina una posizione già decisa. Con naturalmente anche qui delle riserve, perché sull'Europa poi il vicepresidente è venuto in modo conciliante, la NATO, prima veniva attaccata la NATO come inutile, poi si è trasformata in una, la NATO come necessaria ma con maggiore partecipazione di spesa europea, così via. Quindi su questo ancora ci sono delle linee, ecco, non chiare. Però lui in campagna elettorale e anche nei suoi primi discorsi ha molto insistito su un approccio che possiamo definire mercantilista, un approccio in cui la globalizzazione viene vista più come un problema che come una risorsa. D'altronde l'elettorato che lo ha portato alla Casa Bianca questo pensa. Che possibilità ci sono che l'America smetta di fare l'impero e diventi una grande nazione fra le altre che bastona a destra e a manca su logiche di tipo commerciale piuttosto che di tipo geopolitico? Beh, l'evoluzione c'è se c'è qualcuno che lo contrasta. E secondo me, come ho detto prima, è molto isolato Trump per ora e quindi molto difficile che possa imporre al mondo in modo tranquillo una sua dottrina. Ecco, piuttosto, vedete, quando è salito Trump, io ho fatto una riflessione generale, che così può essere anche buttata lì se volete, ma sui cambiamenti del mondo e sulla democrazia, sul futuro della democrazia, perché ovunque vi è un aumento e un desiderio di autorità. In Cina Xi ha concentrato l'autorità, in India Modi ha organizzato lo Stato indiano come mai nei precedenti periodi, Egitto, Turchia, Russia e poi arrivano gli Stati Uniti. Stati Uniti, il passaggio autoritario c'è, su questo non c'è alcun dubbio, è per questo che mentre noi facevamo sempre l'analisi americana come un'analisi sulle forze in campo, adesso la nostra analisi si sposta sulla personalità di chi è diventato presidente. Quindi sotto questo aspetto è molto più imprevedibile, cioè riesco meno razionalmente a fare questi discorsi, no? Anche perché l'analisi dei suoi consiglieri è un'analisi, cioè noi, vedete, valutiamo Trump, dice, ma questo qui è un po' un ragazzotto così, no? E però quando cerchiamo di capire Bannon, che è il suo braccio destro, beh, questo ha radici autoritarie molto forti, no? È uno studioso di Ebola, è uno che ha molto ammirato i momenti di autoritaria anche dell'Italia e così via, cioè c'è un cambiamento radicale che ahimè richiama un cambiamento nelle democrazie mondiali, no? Vedi, quando le statistiche dell'ONU ci dicono ma ci sono più paesi che hanno le elezioni, guardate che è un discorso ambiguo. Perché quando vedo nell'elenco di questi paesi africani, sì, è vero che hanno le elezioni, ma le elezioni più o meno truccate, ma che una volta finite danno l'autorizzazione a chi vince di impadronirsi del paese come proprietà privata. Allora, le tensioni di quest'anno in Africa sono tutte di capi di Stato che, finito il loro mandato costituzionale, non se ne vogliono andare via perché sono diventati padroni del loro Stato.
e quindi si ritengono in diritto di rimanere. Quindi questo è il mondo in cui abbiamo adesso. In questo senso Trump interpreta questa strana evoluzione, no? Ripeto, qui stiamo parlando un po' a ruota libera, anche perché quando si pensa bisogna anche andare un po' al di là delle... Però questo è l'elemento che più mi preoccupa di questo avvento di Trump, perché interpreta una tendenza. Cioè la voglia di essere comandati. Sì, la voglia di essere comandati. A proposito di Africa, che abbiamo parlato per ora di alcuni grandi protagonisti, però c'è un enorme continente che oggi ha 1.200.000.000 di anime, a metà del secolo sarà il doppio, 2.400.000, e alla fine del secolo il quadruplo rispetto a oggi, che è alle nostre porte, che è l'area, come sanno i lettori di Limes, su cui ci siamo concentrati anche in passato, dove si constatano i fenomeni di instabilità, di conflitto più gravi, l'area di Causlandia che preme un po' le nostre porte. Questa Africa è qualcosa di assolutamente ingovernabile, cioè dopo l'epopea del colonialismo europeo, qui siamo semplicemente fra la possibilità di, per capirci, Gheddafi piuttosto che il caos, o c'è qualche speranza? No, mi sono già abbastanza pronunciato nella premessa che ho fatto. L'Africa è in una situazione di democrazia molto, molto incompiuta. Il terrorismo che c'è in tante parti dell'Africa giustifica abusi, giustifica continuamente abusi, anche perché esiste il terrorismo e quindi chi governa lo ha di fronte da un lato e dall'altro lato lo strumentalizza per motivi interni, per cui in Africa per ora il progresso democratico ha dei limiti molto molto forti. Questo mi preoccupa moltissimo. D'altra parte abbiamo visto tutto il Mediterraneo con la primavera, come è finita la primavera araba, e nelle parti sub-sahariane le tensioni dei paesi sono fortissime, i conflitti sono estremamente forti, perché l'Unione Africana è debole, no? Esiste, non ci sono le infrastrutture fra i diversi paesi che rendano questo mercato come un mercato abbastanza grande, abbastanza unico. In Africa abbiamo solo 3 paesi che hanno una dimensione demografica tale da avere un grosso mercato interno, cioè l'Egitto, la Nigeria e l'Etiopia, e che hanno avuto negli ultimi anni uno sviluppo leggermente maggiore dello sviluppo mondiale, ma erano talmente discesi in precedenza per cui oggi il prodotto lordo africano ha la stessa percentuale che aveva l'Africa nel 1980. Era calata e adesso sta crescendo per 2 ragioni: i telefonini e la Cina. Mi sembrerà assurdo, ma analizzando economicamente il telefono portatile è l'unica infrastruttura del continente pervasiva, no? E che permette una vita economica moderna in alcune fasi che prima permetteva. E la Cina, che negli ultimi anni ha dei problemi finanziari, anche la Cina, intendiamoci, ma che ha costruito le infrastrutture di legame fra i paesi più di ogni altro. In questo momento ha inaugurato la ferrovia tra Addis Abeba e Gibuti, che era 50 anni che noi europei avevamo promesso. Ecco. Quindi è un'Africa che ha queste tensioni fortissime, ha qualche movimento di progresso, ma ancora non ha una struttura, non ha un'evoluzione che noi speravamo. Poi soprattutto, vedete, l'Africa ha progressi per via delle materie prime, per via dell'energia, anche sotto alcuni aspetti dell'agricoltura. Nell'industria abbiamo pochi paesi che hanno cominciato una rivoluzione industriale.
uno dei pochi è l'Etiopia, ad esempio, no? Anche questa però con tanti investimenti cinesi, ed è uno dei paesi in cui la Cina fa immigrare le proprie industrie a basso valore aggiunto, no? Ma ancora uno sviluppo, diciamo così, che prepara una diffusione nel paese dello sviluppo economico è difficile da trovare in Africa. E se noi facciamo qualche somma, cioè mettiamo insieme la demografia galoppante, che deriva soprattutto dalla condizione della donna, credo, mettiamo insieme il fatto che si tratta di un continente giovanissimo, età mediana sotto i 20 anni, vicino a noi, ecco che si propone l'immediatezza dell'Africa dentro l'Europa, dentro l'Italia, con la questione migratoria, che è stata poi naturalmente mille volte esagerata dai media, ma che preme molto sull'opinione pubblica e che a quanto pare può cambiare anche il futuro politico e geopolitico dell'Europa. Come vedi questa interazione euroafricana? Ma prima di tutto, l'hai già detto tu, non credo alla proiezione a fine secolo, perché la demografia così a lungo ti dà delle sorprese, ma a metà secolo ai 2 miliardi ci arriviamo tranquilli. Dico non credo a lungo perché ad esempio la demografia dei paesi del sud del Mediterraneo è cambiata abbastanza in poco tempo, insomma. Ma questa disparità c'è, e quello che hai detto è già una meravigliosa risposta, cioè l'età mediana italiana è 47 anni. Cioè metà italiani hanno più di 47 anni e metà non meno, che è una roba incredibile. L'anno scorso in Italia ci sono state più persone che hanno compiuto 80 anni che nuovi nati. Guardate che sono cose che nell'umanità erano impensabili. E andiamo nelle zone del Sahel, Niger, Chad, eccetera, in cui addirittura l'età mediana è 17 anni e mezzo in quei paesi lì. Quindi è chiaro che noi perderemo in Europa 30 milioni di abitanti, loro ne guadagnano un miliardo, quindi è chiaro che... Però state attenti che questo c'era anche 7-8 anni fa, ma le guerre di Siria per l'Asia e la guerra di Libia hanno completamente cambiato il quadro. Cioè, perché siamo così spaventati? Giustamente da questo siamo... disorientati, perché arrivano i migranti senza nessun ordine dei flussi, cioè per essere molto concreto, quando io ero Presidente del Consiglio, ma quante volte Gheddafi mi minacciava di mandarmi dei barconi? Ma me l'avrà fatto 10 volte, non li mandava mai perché si trattava, perché c'era uno Stato. E oggi invece questo è questo che spaventa, per cui e se noi riuscissimo ad avere un minimo di unità in Europa e di pace in Libia, noi gli immigranti che ci saranno li gestiamo e soprattutto andiamo anche in Libia con quello che viene chiamato volgarmente piano mar, in Africa, con quello che noi chiamiamo comunemente piano Marshall, in modo da dare una speranza e un obiettivo di sviluppo. Cioè è un fenomeno che è fisiologico, ma che noi dobbiamo gestire. Ecco, e come lo stiamo facendo? Non lo stiamo facendo perché l'Europa su questo non è assolutamente d'accordo, quindi non ci sono né aiuti sistemici in Africa, cioè l'Europa è ancora il maggior donatore dell'Africa, ma i flussi l'hanno poi diretti in modo sparso, un po' coordinati dai vecchi paesi coloniali, perché quando non c'è una politica unitaria, questo è quello che rimane. Voglio dire, quando in commissione c'era qualche problema con qualche paese africano, il capofila che noi avevamo era sempre l'ex paese coloniale, perché conosceva maggiormente i problemi, perché aveva... E allora non abbiamo una politica globale. La politica globale l'ha la Cina, perché ha relazioni diplomatiche con 51 paesi su 55, le ha costruite, le coordina, fa i grandi raduni dei vari paesi, quindi un minimo di rapporto la Cina ce l'ha. Ecco, secondo me l'Europa, con o indifferentemente dalla Cina, deve fare una politica africana. La può fare benissimo anche con la Cina, perché come vi dicevo prima, la Cina comincia ad avere anche lei problemi finanziari con l'aumento della sua
del tenore di vita interno, con l'inizio di un problema di stato sociale, con esportazione di capitali, che in questi mesi la Cina ha avuto un fenomeno di esportazione di capitali abbastanza ingente, no? Con sottofatturazioni, passaggi da Hong Kong, il mercato finanziario di Shenzhen, tutte queste cose. E quindi io credo che potrebbe essere il momento di interesse comune di Europa e Cina. Ma mi piace perché tu hai una visione molto sinocentrica, non finiamo sempre parlando di una cosa alla Cina, il che però ti dà anche l'idea di quanto sia pervasivo. No, non è la mia visione sinocentrica, è l'analisi degli interessi. Cioè gli americani, vedete, producono i prodotti agricoli al loro interno, hanno molte materie prime. La Cina c'ha il 7% delle terre arate del mondo e il 20% della popolazione, quindi ha bisogno di comprare all'esterno il cibo, l'energia e i minerali. Quindi per sua natura è obbligata, se vuole modernizzarsi, a fare una politica di apertura. Gli Stati Uniti hanno meno bisogno di questo, è per quello che a Davos assistiamo all'assurdo, che è una comica, se la analizziamo con l'occhio di un anno fa, che il presidente cinese difende il libero mercato e la globalizzazione e gli americani l'attaccano. Ma guardate che questo corrisponde agli interessi di fondo delle due, quindi non è che sia cinocentrica, ma la Cina è obbligata al commercio esterno più degli Stati Uniti, capisci? È un ritorno al Marx delle origini, il teorico della globalizzazione nel manifesto del Partito Comunista, no? Se vogliamo restare all'ideologia. Ma restando invece più vicini a casa nostra e riprendendo quel percorso delle politiche migratorie, noi abbiamo oggi in Europa un paese che ha fatto una scelta nel settembre 2015 di aprire improvvisamente le sue porte ai profughi, soprattutto siriani, ne ha presi 1.100.000, poi dopo qualche settimana la signora Merkel ha fatto rapidamente marcia indietro e adesso le posizioni del governo tedesco sono quelle di facciamo dei campi, non dicono di concentramento, ma il senso è quello, facciamo dei campi in Africa dove tenere gli africani perché non devono arrivare più da noi. Come spieghi questa rivoluzione? La spiego in due modi, interesse posizione dell'opinione pubblica. Interesse perché, attenzione, è vero che la Germania ha aperto gli immigranti, ma quali immigranti? Certo. 40% erano laureati. E poi ricordatevi che chi affrontava dei siriani quel viaggio lì aveva soldi, perché chi non aveva soldi non ce la faceva e sono rimasti nei campi vicino ai confini, quelli che avevano, cioè ha preso due terzi dei suoi migranti, erano, li definiremmo, non dico di borghesia, ma più o meno questi. Poi l'opinione pubblica, il numero ha spaventato l'opinione pubblica in brevissimo tempo, perché se voi vi ricordate la fotografia, l'inno di gioia nel raccoglierli alla stazione di Monaco di Baviera si è trasformato in 3 settimane in una ribellione, perché è chiaro che la quantità conta in questi casi. Allora, a questo punto, finito il discorso dell'interesse, che i tedeschi hanno gestito bene, perché le scuole di tedesco, i modelli abitativi, noi ce li sogniamo, quindi voglio dire, i tedeschi sono poi forti soprattutto per le loro virtù, quindi non voglio assolutamente dire questo, però finito questo problema, l'opinione pubblica che si è spaventata ha incontrato il cambiamento di politica, l'interesse di cambiamento di politica del governo e guarda che tutto sommato questo cambiamento la Merkel l'ha pagato poco politicamente, no? L'ha pagata abbastanza poco perché non c'è stato una vera e propria rivoluzione. Adesso l'appoggio che ha Schulz, cioè i socialdemocratici, alla fine poi è un appoggio a uno che non avrà una politica molto diversa di quella che la Merkel ha negli emigranti, ecco. Questa è la spiegazione. I nostri emigranti sono non sono del tutto incolti, attenzione che vedendo questo aspetto vacillento con cui arrivano noi abbiamo un'opinione diversa, anche i nostri hanno pagato dei soldi per venire qui, ma sono
di livello intellettuale più basso di quelli là. E soprattutto sono incontrollati. E la Germania politicamente ha concluso quel contratto con la Turchia e noi no. Questa è la differenza grossa. E noi no. Poi adesso con la Turchia c'hanno qualche problema. Vabbè, però nessuno finora lo ha rotto quel contratto. Hanno problemi, hanno tensioni, ma ancora la via siriano-turco-balcanica è abbastanza chiusa. Abbastanza, non del tutto. Sì, ma infatti. Germania, e inevitabilmente si parla di Europa, è talmente forte questa equazione che qualche giorno fa il famoso consigliere di cui parlavi prima, Steve Bannon, ha convocato nel suo ufficio l'ambasciatore tedesco e gli ha detto che d'ora in poi, quando si tratta di questioni europee, vuole parlare solo con lui perché non ha tempo da perdere con Bruxelles. È interessante che negli stessi giorni una personalità politica completamente diversa rispetto a Trump, cioè il primo ministro canadese Justin Trudeau, ha dichiarato che anche lui d'ora in poi considera il suo ambasciatore a Berlino rappresentante anche a Bruxelles. Un po' come si fa qualche volta in Italia, fai l'ambasciatore a Roma ma ti occupi anche di Malta. Ecco, vorrei capire che cosa significa questa percezione nordamericana e se ti pare realistica oppure una forzatura. Ah, purtroppo è realistica, voglio dire, è la considerazione di quello che è successo, è la presa atto, scusate, di quello che è successo negli ultimi anni. Vuol dire il caso greco, poniamo come simbolo dell'Europa degli ultimi anni. Il caso greco, erano 30 miliardi di euro, una cosetta da due soldi, c'erano le elezioni in Germania, non si è presa nessuna decisione. I 30 miliardi erano diventati 300 nel frattempo, c'erano le elezioni non in Germania ma in un lender della Germania importante, il North Rhine-Westphalen, che ha quasi 20 milioni di abitanti, però elezioni locali, la Merkel non ha voluto prendere decisioni e da quel momento il rapporto Grecia è stato un rapporto Berlino-Atene e non più Bruxelles-Atene, questa è la verità. E il potere europeo l'abbiamo colpevolmente spostato dalla Commissione al Consiglio. La Commissione rappresenta il supernazionale in cui in teoria tutti sono uguali, il Consiglio è la riunione dei capi di governo in cui non tutti sono uguali. E evidentemente l'America ha preso atto di questo. Quindi, per restare al titolo, chi comanda in Europa è la Germania? Non ho alcun dubbio. Questa è una buona notizia? Orrenda, ma... Però se mi chiedete se è così, io vi dico che è così, perché nella realtà dei fatti è così. Adesso si possono avere dei cambiamenti, sì. Io poi cerco sempre un po' di ottimismo nella storia, ma l'uscita della Gran Bretagna, che io ritengo negativa per l'immagine dell'Unione Europea nel mondo, pensate a come considerano gli indiani l'Unione Europea adesso, che la guardavano con occhi britannici loro o tanti altri paesi del mondo, no? Che considero negativa, però ci ha lasciato una situazione molto diversa, che l'unico paese che ha la bomba nucleare e che siede nel Consiglio di Sicurezza è la Francia. Se i francesi avranno un minimo di intelligenza politica e usano di queste due cose per rappresentare l'Europa, riescono un po' a bilanciare la Germania e avere Italia, Spagna un po' come alleati. Finora non l'hanno mai fatto perché alla fine, hanno sempre scelto di essere in coda in Serie A, ma di non voler organizzare la Serie B, come loro la chiamano, che poi poteva invece diventare Serie A dei paesi di altro tipo. Adesso non lo so, ma io mi sono molto sorpreso che un candidato all'Eliseo, con buone probabilità oggi, Macron, sta facendo una campagna filo europea come mai ho visto nella storia francese. Poi, non so, avrà fatto i calcoli, tant'è vero che subito Bayrou, che era l'unico europeista della politica francese, gli è subito andato dietro e gli ha detto io l'appoggio. Questo è importante. E se ci fosse una coppiata Macron in Francia,
e Schulz un po' più forte in Germania, è difficile che vinca, però un po' più forte in coalizione da bilanciare i bavaresi che sono l'ala antieuropea della Germania, beh, un discorso europeo potrebbe anche rinascere. E lo strumento, il minormale, quello che io chiamo, quello che la Merkel ha chiamato l'Europa a due velocità, che noi stessi, se ti ricordi, io stesso ho... Certo. Da molto tempo. Da molto tempo, da anni e anni. Prima dell'euro. Dall'euro, se non andiamo tutti assieme, mi basta che almeno un gruppo di paesi vada avanti purché lasci le porte aperte agli altri. Anche all'Italia. Anche all'Italia. Ma l'Italia... Cioè tu sei a favore di un'Europa senza Italia a cui noi possiamo accedere dopo? No, io sono a favore di un'Europa con l'Italia a cui gli altri possono accedere dopo, che è diversa. Ecco. Allora... Tu pensi che sia possibile, perché se ne parla da tanto tempo, tu stesso dicevi, dare una concretezza anche proprio istituzionale a un'Europa a due velocità, cioè un nucleo evidentemente a guida tedesca, di cui sperabilmente facciamo parte anche noi, che si struttura con delle istituzioni comuni, con delle regole finalmente comuni, non semplicemente dei rapporti di forza, oppure continueremo a girare un po' nel vago? Ma io un'Europa a più velocità non la vedo sempre a guida tedesca. Ad esempio, cos'è un pezzo di Europa a più velocità che prima era impossibile da fare e oggi è teoricamente possibile? È l'esercito europeo, perché la Gran Bretagna, che era il grande negatore dell'esercito, non c'è più. Allora, intendiamoci, l'esercito europeo non vuol dire spendere più per un bel po' di tempo, spendere come vuol Trump in somme militari, perché non è cosa, ma coordinare gli eserciti che abbiamo perché siano più efficienti. Insomma, vorrei ricordare che nemmeno Francia e Gran Bretagna sarebbero riusciti a vincere la guerra di Libia se non avessero avuto gli americani che li aiutavano con le bombe e con le telecomunicazioni. Siamo arrivati a questo punto, ecco, perché non si intendevano nemmeno nei rapporti fra di loro, insomma. Allora è un po' come l'esercito belga della prima guerra mondiale, che gli ufficiali parlavano francesi, soldati fiamminghi, con l'efficienza che voi capite, insomma. Questo potrebbe benissimo essere a guida francese, perché oggettivamente nel settore militare la Francia è più forte della Germania, anche se è ovvio potenzialmente la Germania può diventare molto forte. Ecco. Sotto questo profilo è interessante che in Germania stiano investendo adesso molto di più sulle forze armate, mentre noi le diminuiamo, loro le aumentano, e si è aperto un dibattito pubblico sul tema ci facciamo o non ci facciamo la bomba atomica. Quindi se si fa l'esercito europeo, i tedeschi non credo che vorranno esservi in condizione minoritaria. Per quello che io ti dico, bisogna vedere come la Francia gestisce il suo rapporto con la Germania, no? Che il motore franco-tedesco è importantissimo perché dirige l'Europa, ma io mi auguro e spero una Francia capace in qualche modo, nei settori che può, come quello che ho elencato prima, bilanciare la Germania. E poi una bomba nucleare tedesca sarebbe susciterebbe un sacco di problemi, insomma, diciamo la verità, ecco. Quindi non ne parla qualcuno, insomma, non è ancora programma di governo, ecco. Certo, per fortuna. Completiamo il giro dell'Europa andando al suo margine nordorientale. Abbiamo una parte dell'Unione Europea, in particolare quella che va dal Mar Baltico al Mar Nero, che è fortemente, anche per ragioni storiche, russofoba e che teme che la Russia voglia sostanzialmente riprendersi un suo impero europeo. C'è in corso una guerra in Ucraina, che è una guerra a bassa intensità ma che nessuno riesce davvero a fermare. Come vedi tu il rischio di una collisione fra Europa, NATO e Russia? Ma in questo momento c'è una tensione fortissima. Secondo me ci siamo lasciati... Putin ha sbagliato nel non capire... Cioè, la Russia è un grande paese, eccetera, ma è in condizioni economiche durissime, è diventato
di nuovo potenza mondiale per l'intelligenza politica di Putin, ma anche per la sua possibilità di gestire la politica senza problemi interni, no? Insomma, lui comanda. Io mi ricordo benissimo quando c'era da approvare il protocollo di Kyoto sull'ambiente, che è stato, io ero presidente dell'Unione Europea, la Cina e gli Stati Uniti erano contro, mi occorreva il voto russo, Caputi, dico, Vladimir, è interesse della Russia avere questo, eccetera, eccetera. E mi ricordo un colloquio d'amore da ridere, perché lui dice, ma sai, io la Duma, a me è scappato da ridere, dico la Duma, e lui dice, ho capito, firmo, e ha firmato subito, no? Cioè far politica estera così è abbastanza più facile, una no? Meraviglia, sì. Secondo me ha certamente sbagliato nel sottovalutare i problemi che ha isolandosi dall'Europa. Cioè lui deve fare una incamerata la Crimea. Lui, se ha intelligenza politica come ha, deve fare una politica di apertura all'Europa, perché altrimenti l'unica alternativa è un'alleanza con la Cina, che per i russi è un problema. Per i russi è un problema. E invece l'Europa è indispensabile, perché la modernizzazione della Russia non avviene per forza interna, solo per mercato interno. Avviene con un rapporto o con l'Europa o con la Cina. Ecco, nell'animo profondo della Russia, alla fine si preferisce l'Europa. E quindi io mi auguro che avvenga questo, o che fino alla guerra in Iraq, questo era un rapporto splendido. Ve lo dico, l'ultima conferenza stampa che ho fatto da Presidente della Commissione con la Russia, la unica discussione fra me e Putin è che io dicevo Russia ed Europa sono whisky e soda, e lui dice no, sono vodka e caviale. Ecco, questa era l'unica differenza che c'era, no? Ma era interesse comune avere un rapporto forte. Adesso si sono create delle tensioni fortissime a cui gli americani hanno dato dentro, perché intendiamoci, noi parliamo di Putin, la politica europea americana nei confronti dell'Europa è sempre stata una politica, allora, all'inizio molto favorevole incondizionatamente, intelligenza politica che del piano Marshall, di tutte le cose che ci sono state successivamente, poi negli ultimi 25-30 anni ancora un aiuto, ma io faccio questo paragone molto semplice. L'America voleva che l'Europa nuotasse, ma che ogni 4-5 bracciate bevesse un poco d'acqua, no? E nella crisi finanziaria hanno agito in questo modo, cioè l'hanno provocato loro la crisi, ma l'hanno scaricata in molta parte sull'Europa con intelligenza e capacità di gestione. Ecco. Però dico, a questo punto io credo che è interesse dell'Europa avere una politica estera molto più self-confident, molto più, chiamiamola così, non dico autonoma, molto più propositiva, ecco, diciamo propositiva, mentre invece finora è stata una politica estera del tutto passiva. E allora nella propositività ci deve essere un rapporto dinamico con la Russia, con tutti i problemi che noi abbiamo, perché gli stati baltici, ma la questione e la Polonia hanno... È infatti, ma la questione dell'Ucraina, come la possiamo risolvere? Insomma, questa Crimea gliela lasciamo oppure la riannettiamo alla Repubblica di Genova? Ma la situazione lì dipende puramente dai rapporti generali, cioè è chiaro che... quando Putin mi ha detto avete digerito la Crimea, io gli ho risposto dipende da te, perché è chiaro che la Crimea è sostanzialmente russa, è stata passata all'Ucraina per un fatto puramente amministrativo, no? È come se mettessimo la provincia della Spezia in Emilia e poi dopo ritorna in Liguria, voglio dire, era un gioco interno, insomma, no? E quindi non c'era un problema di violenza, ma invece l'Ucraina è completamente diversa. L'Ucraina non può essere né nell'Unione Europea né sotto il controllo della Russia.
L'Ucraina è il classico stato cuscinetto che può essere, può avere la pace solo nel rispetto dei due giganti che ci stanno da un lato e dall'altro e con una forte autonomia delle diverse regioni. Questo è l'unico modo di mettere in pace l'Ucraina. Ci siamo ben lontani, quindi capisco che sto dicendo, però se ci fossero rapporti buoni fra Russia e Europa, questo potrebbe essere affrontato meglio. Non c'è dubbio. Prima di concludere su di noi, vorrei tornare un attimo su... Abbi a vedere se voglio concludere su di noi. Vediamo, io ci provo, poi tu decidi. Volevo tornare un attimo sulla Cina, perché non c'è dubbio che se l'America è il numero uno, la Cina in questo momento è il numero due. Secondo te, tu che conosci bene la Cina, la frequenti, hai spesso occasione di parlare anche con i loro leader, loro hanno una grande strategia per diventare il numero uno oppure si accontentano di una funzione un po' ancillare? Ma partiamo prima dal popolo. Se faccio un'analisi del cambiamento di sentimento dei miei studenti a Shanghai, loro stanno assumendo mentalità imperiale. Cioè, voglio dire, il primo anno di insegnamento, quando uno studente mi ha detto: professore, mi definisca in tre parole il futuro della Cina. Ho pensato un po' e dico: voglio un growing cooperative China, una Cina che cresce in modo cooperativo. Ce l'ho fatta in tre parole. E, bravo professore, bravo, bravo. Un anno e mezzo fa, quando ho fatto l'ultima lezione, mi hanno detto la stessa domanda, ho dato la stessa risposta. La reazione è stata completamente diversa. Cioè, cosa vuol dire in modo cooperativo? Che noi dobbiamo essere sempre sottomessi a voi? No, no, la Cina, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate, questo è importantissimo. Cioè, l'analisi popolare è più importante che qualsiasi analisi politica. Poi viene accompagnata da una politica molto più assertiva, come si dice, che si tiene però nella zona. L'unica base è quella che abbiamo visto adesso nel Golfo, no? Che hanno all'estero, ma il controllo della zona, della regione cinese, è molto più forte oggi, con tutti gli aeroporti costruiti nelle isole, che non una volta. Poi ci sono due fatti nuovi, secondo me. Primo, il discorso della Via della Seta è un discorso che in teoria è Marco Polo, arriva all'Europa, eccetera. 80% della sostanza è la Cina nelle sue nazioni vicine. E allora i grandi investimenti sono nel porto del Pakistan, a Bandar Abbas, in Iran, e Kazakistan, Kyrgyzstan, eccetera, lì fanno tutte le zone economiche, no? Quindi, e poi la banca degli investimenti cinesi, no? La cosiddetta banca delle infrastrutture e degli investimenti, a cui immediatamente hanno aderito non solo gli stati asiatici ma anche gli stati europei, cominciando dalla Gran Bretagna e passando subito all'Italia, alla Germania e alla Francia, è indubbiamente una discorso di concorrenza, la politica globale, fatta in modo completamente diverso dagli Stati Uniti, non le basi militari all'estero, ma una pervasività commerciale e un rafforzamento della presenza economica in tutte le aree circostanti. Poi c'è il rafforzamento militare e qui parlo di cose più orecchiate che non analizzate a fondo da me, perché non sono esperto militare, ma nell'analisi sulla difesa, eccetera, benissimo la marina, benissimo l'esercito, benissimo l'aviazione, ma il nuovo è la guerra cibernetica, la cyber war, in cui stanno investendo gli Stati Uniti per primo, Israele per secondo, la Cina stanno investendo una quantità di denaro in fondo limitata, ma con effetti nel futuro che io ritengo
molto molto forte, no? La guerra cibernetica è quella dei computer, è quella che ti blocca dagli ospedali agli aerei in volo ai sistemi ferroviari e a tutto così, e che può essere dosata in mille modi, che è un po' il futuro triste dell'umanità, no? Cioè una guerra nucleare senza bomba atomica, insomma. E questo è un campo, ti ripeto, lo pongo come punto interrogativo, no? A voi tutti, perché non, mi fermo qui dove sono, ma ci sono convegni continui, interessi per questo campo che in teoria cambierebbe lo scenario futuro della e anche i paesi europei, anche Francia e Germania si stanno orientando, stanno investendo fortemente in questo settore, ecco. Qui io credo che la Cina giochi nella sua politica di non spendere più di tanto, ma indirizzare in modo molto preciso la sua politica, che può fare facilmente perché sono meno forti le lobby militari che ci sono, ad esempio, negli Stati Uniti, no? Cioè il potere ha questa capacità di organizzarli in modo unitario, spendendo meno, io credo che pensino di avere una grossa efficacia a livello di strategia mondiale. Sì, tu hai nominato fra gli asset, fra i grandi progetti cinesi, le famose nuove vie della seta, cioè questi progetti infrastrutturali di collegamento fra i mercati cinese e europeo e poi anche in realtà potenzialmente per il resto del mondo. L'Italia, a che punto siamo? Perché ci sono, chiaramente sono stati espressi varie volte interessi cinesi su alcuni porti italiani, su alcune infrastrutture italiane, noi però continuiamo a non decidere. Mi pare che il discorso, fra l'altro, riguardi anche questa città. Ma se noi ragioniamo con la marcia indietro, siamo bravissimi. Cioè, questo è un capitolo di suicidio del nostro paese. Cioè, noi, guardate, scusate un minuto di spiegazione, non voglio essere pedante, ma il traffico Asia, Europa, che è di gran lunga ormai il traffico più grande del mondo, ha superato molto il traffico dell'Atlantico, no? Per darvi l'idea, trova in teoria il Mediterraneo in un grande vantaggio, perché i grandi porti europei adesso sono Rotterdam, Anversa, Amburgo e così via, ci sono 4 giorni e mezzo di navigazione in più. Quindi abbiamo un vantaggio strategico enorme. Io ho fatto di tutto per lanciare nelle navi giromondo i nostri porti più comodi a fare il transshipment, cioè il passaggio da nave a nave, con Gioia Tauro e Taranto, e ci siamo suicidati. A Gioia Tauro non ci sono riuscito, cioè è partito benissimo, e poi la società locale si è impadronita di nuovo del porto. Parliamo dell'Andrangheta, nel senso che i rapporti che avevo quando ero Presidente del Consiglio, no? Ho messo tutta la polizia possibile, tutto il controllo possibile, e dentro il porto devo dire che andava tutto bene, ma appena fuori, nell'ultimo rapporto che io ebbi prima di essere messo in minoranza, prima di smettere la Presidenza del Consiglio, diceva che nel porto non erano entrati nessun autocarro che non fosse targato Catanzaro. Allora voi mi dite che cos'è un porto? Il porto è la libertà, no? Il porto è eccetera. Taranto, che era già tutto pronto, contratto con 2 grandi trasportatori, uno di Taiwan e uno cinese, c'era semplicemente tutto a posto da scavare i fondali per arrivare ai 16 metri soliti, insomma. E lì in 7 anni non è stato fatto. E le tartarughe marine, il gatto selvatico del Mediterraneo, tutte queste cose qui, e i cinesi se ne sono andati e hanno acquistato il Pireo. E adesso c'è una controversia in corso, che in Italia ha fatto pochissimo rumore, fra la Commissione Europea e la Cina,
perché la Cina sta costruendo l'alta velocità fino a Budapest, per poi arrivare quindi ai porti del nord. E c'è la controversia perché non hanno fatto l'appalto secondo le regole europee, eccetera. Ma prima o poi questo avviene. Allora, qual è la contromossa per un paese come l'Italia? Hai due autorità portuali, una del Tirreno, una dell'Adriatico, coordinate assieme, rafforzandosi in modo da... Noi siamo vicinissimi al centro dei mercati del nord. Ripeto, vicinissimi. E se non facciamo questo siamo semplicemente perduti, perché le navi devono scaricare tutto in un porto o in un'area vicina. E qui, e quando parlo di autorità portuale, potrebbe benissimo esserci anche un porto francese, come nell'Adriatico, Fiume e Capodistria. Io dico, si deve costruire una forza, favoriti dalla geografia, che ti renda competitivi. Se noi non lo facciamo come sta succedendo adesso, è chiaro che siamo emarginati. Questo è quello che io penso. Comunque il dato è questo. Abbiamo un'America che si allontana e si chiude in sé, una Cina che tende ad allargarsi sia pure con mille difficoltà, un'Europa che, per usare un eufemismo, ha difficoltà di integrarsi, un'Africa che è quella che abbiamo descritto, noi siamo un po' al centro di questo insieme. Quali sono, secondo te, le scelte strategiche che l'Italia adesso è chiamata a compiere in questo contesto geopolitico? Alcune le ho già delineate, cioè modernizzare una sua struttura di rapporti. Cosa volete, noi, il nostro problema è di rafforzare quello che abbiamo. Cioè noi siamo un paese strano perché non abbiamo più nessuna grande impresa. E siamo il secondo paese industriale d'Europa, non il terzo o il quarto. Per poco, ma siamo davanti alla Francia. E abbiamo la nostra forza, sono queste 2.500 medie imprese che costituiscono ancora, e questo è il nostro campo, fusioni, concentrazioni, rafforzarle, spingere la ricerca, perché possano tenere nei mercati mondiali, perché il nostro rischio è che con l'evoluzione che abbiamo visto prima, con attenzione che per la prima volta negli ultimi 6 mesi il commercio mondiale cresce meno del PIL mondiale, quindi non è più trascinante, e allora bisogna conquistare quote del commercio mondiale per tenere, e siccome noi viviamo di queste esportazioni, il nostro problema è efficientare queste imprese e quindi rendere più. E guardate, con tutta sincerità, non è un problema di costo della manodopera, perché noi costiamo molto meno della Germania. E mentre le grandi imprese non le abbiamo, abbiamo questo enorme numero di piccole imprese che sono inefficienti, le nostre medie imprese, quando io analizzo la produttività oraria, siamo uguali o meglio dei tedeschi. Questo è. Quindi capite quello che in fondo l'occasione che abbiamo, a parte il mezzogiorno, che poi è un capitolo che purtroppo dobbiamo esaminare a parte, no? Ma anche nel mezzogiorno, che è un deserto industriale, le poche imprese, c'è una ricerca recentissima della Fondazione La Malfa, no? Le poche imprese medie che ci sono hanno un'efficienza identica a quella del nord, sono rimaste pochissime, intendiamoci, ma che vuol dire che un paese in ordine vuol dire problema della burocrazia, delle infrastrutture, della giustizia e tutte queste cose che fanno fuggire sia gli investitori che i nostri operatori, noi potremmo farcela. Ecco. Poi naturalmente c'è anche il problema di crederci, perché io sono veramente esasperato dal fatto che alcune delle nostre imprese più efficienti, che non avevano nessun bisogno di vendersi all'estero, si sono vendute semplicemente per mancanza di fede, per liti familiari, per tutta una serie di problemi. E non è stato fatto da questi niente di nuovo. Allora, se gli imprenditori non credono nelle proprie imprese, difficilmente ci può credere il paese e ancora più difficilmente ci possono credere gli altri. Non c'è dubbio.
A questo punto mi si pone una domanda finale, ma da tutto quello che tu hai descritto poi emerge la necessità di una guida politica, eppure mai come adesso si dà, ma non parlo solo dell'Italia, parlo anche più in generale, si ha il senso di una politica che, per restare sempre al titolo, non comanda più, è in qualche modo sopraffatta, cortocircuitata, aggirata. Tu sei stato Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Europea, fra le altre cose. Quando eri in carica, comandavi? Ma più di adesso, sì. E però comandavo a bassa voce, che in Italia bisogna comandare a bassa voce, se no cioè, quello che voglio dire, attenzione, che per comandare un paese come l'Italia ha bisogno di coesione, no? Non può esserci un comando solitario in un paese come l'Italia. E quando facciamo il discorso dei corpi intermedi, con tutti i difetti, con tutti i loro problemi, alla fine poi abbiamo la necessità, cioè io ritengo che quelli che vanno avanti sono solo i paesi che sanno cantare in coro. Questo è la morale della favola, insomma. Cantare. Naturalmente nei paesi autoritari c'è il direttore d'orchestra che ti obbliga a comandare in coro, quindi non nego. Ci sono i cori spontanei e quelli comandati. Comandare, ma il problema è cantare in coro, cioè credere che senza o una convinzione o una coercizione, se volete, ma io credo solo nella convinzione, senza un discorso in cui ci sia un forte senso del collettivo, si riesce a far nulla, insomma. E poi ci penserà la provvidenza, che sarà il tema del nostro incontro. Il primo incontro di domani mattina sarà proprio sul potere di Dio, magari anche con un intervento divino, non si sa mai. Io vorrei ringraziare moltissimo il presidente Romano Prodi, perché è uno dei veramente rari, purtroppo, leader politici che è capace di darci una visione globale dei problemi, ma anche delle opportunità che si aprono a noi, perché è vero che viviamo in un mondo molto caotico, ma dal mondo molto caotico qualche volta, siamo ottimisti, possono nascere delle grandi opportunità. Infatti non sono leader politico. Signori, un attimo di attenzione. Per motivi di sicurezza non si può uscire dallo scalone da cui siete entrati, ossia lo scalone uscendo qui sulla destra, ma potete uscire dalle porte alle vostre spalle e poi dalla scala che c'è, oppure uscendo nel loggiato sulla sinistra. Ci sono le indicazioni e persone che ve lo indicheranno. Con pazienza e con ordine, per cortesia. Grazie.